Ale Chichi, Ale Giuna, buenas tardes, buonasera, buon pomeriggio. Grazie di essere qui, benvenuti, è un grande piacere aver della civiltà Inca. Questa lavora all'insegna della cultura e l'interculturalità. Ha come principale obiettivo far conoscere qui, un po' più in là, e chissà a livello universale, chi erano gli Inca. A partire della seconda metà del Novecento nasce in America Latina un profondo interesse per la letteratura di America Latina. Gli Inca non avevano un linguaggio scritto, loro utilizzavano il sistema dei nodi, che erano delle corde cela che utilizzavano per i calcoli matematici, per la contabilità e per comunicare dei messaggi. Dopo gli Inca nessuno fu in grado di decifrare questi messaggi. La storia della civiltà Inca è la storia raccontata con più versione, moldeata secondo l'immaginazione e la capacità di ogni scrittore storico. E quindi la maggioranza di questa storia fu scritta dal conquistatore. E quindi come potrebbe essere veritiero un lavoro di chi conquista, di chi fa quello che loro fecero. Perciò questo lavoro ha come principale obiettivo sentirci uniti, sentirci orgogliosi di chi erano i nostri popoli. Il recuperare quel poco che rimane della nostra storia ancestrale andina. A continuazione, questo lavoro è diviso in quattro parti. Nella prima parte conosceremo il Tahuantinsuyo, conosceremo gli Inca e la loro organizzazione sociale. Nella terza parte conosceremo personaggi, credenze, elementi, usi, costumi della cultura Inca. E nella quarta parte non poteva mancare l'ultimo imperatore, Atahualpa, e il destino dell'oro degli Inca, un mito, poi vedremo perché. Dunque, il Tahuantinsuyo fu un impero che durò 100 anni, e comprendeva quattro cantoni o regioni e si estendeva su circa 2 milioni di chilometri quadrati tra l'Oceano Pacifico e la selva amazzonica. Inoltre comprendeva parte della Colombia, parte del sud del Cile, Argentina, Bolivia, Perù ed Ecuador. Il nome Tahuantinsuyo si riferisce alle quattro divisioni territoriali o quattro suyo, che sono Chinchey-suyo, Conti-suyo, Anti-suyo, Kojey-suyo, che confluivano nei quattro punti cardinali nella capitale Cusco e centro dell'universo. Ora vedremo la seconda parte, gli Inca e la loro organizzazione sociale. Loro avevano un ordine politico, un ordine militare, una struttura sociale di tipo strutturale, ma non per questo totalitaria e oppressiva. Gli Inca applicavano la giusta redistribuzione delle ricchezze. Avevano tre regole che tutti dovevano rispettare ed erano le seguenti: nessuno poteva mentire, rubare, né essere pigro. Ognuno nell'impero aveva la sua funzione e il suo compito. Essi possedevano tecniche di innovazione agricole che svolgevano con grande capacità, come lo dimostrano le terrazze negli altipiani andini, dove erano in grado di coltivare mille tipi di patate e una grande varietà di grano e mais. Avevano tecnologia, scienza, ingegneria ed un'architettura all'avanguardia per quell'epoca. Per spiegare questa rapida fioritura di un impero, il cui splendore era così innegabile, ci si compiaceva con immaginare influenze arrivate al di là del mare. Egitto, India, Cambogia, Polinesia, Cina erano di volta in volta chiamate in causa per spiegare questo o tal'altro aspetto di un'arte, di un'architettura o semplicemente di un'istituzione il cui equivalente si ritrovava nel vecchio mondo.
Ora vedremo la terza parte, personaggi, usi e costumi della civiltà Inca. Tra le credenze, loro credevano in Wiracocha. Qui farò un collegamento con la quarta parte, che nella quarta parte vedremo chi era Wiracocha e che chissà questa credenza giocò, ebbe un ruolo determinante con la fine dell'impero Inca. Tra i personaggi importanti c'è Pachacutec, che visse tra il 1438 e il 1471, il cui nome significa trasformatore del mondo. Questo Inca fu colui che ordinò la costruzione di Machu Picchu e fu un grande ingegnere, un grande guerriere, chissà l'Inca più tenace, più lungimirante che l'impero potrebbe avere. Altri Inca importanti: in Sinchiroca, Capac Yupanqui, Tupac Yupanqui, il decimo Inca, grande figlio del Tahuantinsuyo. Altri Inca: Rumiñahui, Huayna Capac. Con questi Inca l'impero ebbe il suo maggiore apogeo e prosperità. Altri personaggi molto importanti anche sono i genitori di Atahualpa: Huáscar è l'undicesimo Inca, Huayna Capac è l'undicesimo Inca, e la principessa Pachacutec e Huáscar suo fratello per via paterna. La religione dell'Inca era il sole. Benché gli Inca conoscessero la ruota, non lo usavano per motivi religiosi, per rispetto al sole. Sosteneva che il sole era chi faceva crescere le piante che loro mangiavano. Il sole per loro era la loro principale divinità. La lingua dell'Inca era il Quechua. A continuazione due parole in Quechua: Soma Cautzai, che vuol dire buon vivere, e Mashi, che vuol dire amico. E questa lingua tuttora si parla nelle regioni andine, è una lingua che piano piano si sta recuperando e stanno cercando di parlarla tutti i sudamericani. Non è una lingua facile da imparare, ma è una lingua originale dei nostri ancestri e quindi molto bella da conoscere, da imparare. E i Chasqui. Chi erano i Chasqui? I Chasqui erano dei giovani guerrieri che ogni giorno percorrevano 200 chilometri all'interno dell'impero e portavano dei messaggi, delle comunicazioni tra la corte Inca e tutti i cittadini dell'impero. La moneta dell'Inca, loro si avvalevano del sistema del baratto, e là dove non era possibile avere il baratto per gli scambi commerciali importanti, utilizzavano lo Spondylus Princi, che è una bellissima conchiglia colorata che si trova tra 8 e 10 metri di profondità nell'Oceano Pacifico, sulla rotta dello Spondylus nella regione di Manabi. I Quipus. Che cosa erano i Quipus? I Quipus erano un sistema di nodi che gli Inca utilizzavano per comunicare dei messaggi, per l'astronomia, per i calcoli matematici e per la contabilità. Dopo gli Inca nessuno fu in grado di comprendere né decifrare il significato di questo linguaggio. E la ciccia è una bevanda a base di mais che tuttora si beve nelle regioni andine e nelle occasioni speciali. Era una bevanda che solo poteva avere la corte Inca. Altri elementi: ho parlato della religione, dei Chasqui, ora dell'architettura. Le opere architettoniche dell'impero Inca, degli Inca, sono tantissime, si trovano in Bolivia, in Perù e in Ecuador. Però per ragione di tempo qui vi parlerò solo di due che sono molto importanti, ad esempio Machu Picchu in Perù e Inga Pirca in Ecuador. Machu Picchu si trova a 2430 metri di altitudine sul livello del mare, nella valle di Urubamba, nel dipartimento del Cusco. È un grandioso esempio di architettura. Machu Picchu è conosciuta anche come la città perduta. Questo grandioso complesso architettonico nel suo interno ha tre importanti unità, che sono la sala delle tre finestre, il tempio del sole e l'Intihuatana.
Nel 2009 raggiunse un record di 2 milioni di visitatori. Machu Picchu è raggiungibile tramite il sentiero incaico. Nel 1911 fu scoperta dall'archeologo americano Hiram Bingham. Machu Picchu è molto bella, molto interessante, una meraviglia da conoscere, quindi è raccomandabile per tutte le persone che amano le antiche civiltà. Ora per quanto riguarda l'Ecuador, c'è un grandioso complesso architettonico ed è in Capirca, che si trova a 3160 metri di altitudine sul livello del mare, si trova al nord-est di Cuenca, nella provincia del Cañar. Nel suo interno ha 7 unità architettoniche, che sono la Tortuga, la Scalinata del Barranco, le Condamina, Pila Loma, il Tempio del Sole e altre bellezze, altre meraviglie. Ad esempio sta anche il Museo di Ingapirca. Il Tempio del Sole, conosciuto anche come castello, si trova nella parte alta della collina. La sua posizione permette osservare nel suo maggiore splendore il nascere e il tramonto del sole. L'Ingapirca arrivarono a questa regione e ebbero grande influenza. Si trova, come l'ho già detto, al sud-est, e solo poterono avere questa influenza attraverso un'alleanza, attraverso un matrimonio, perché la principessa Pacha Duchisela si sposò con Huayna Capa, l'imperatore, e ebbero il loro figlio Atahualpa. E solo attraverso questa alleanza poterono avere influenza, altrimenti no, perché la cultura pre-incaica, prima dell'arrivo degli Inca, furono i Cañaris, una cultura molto forte, dei grandi guerrieri e delle grandi persone intelligenti, anche loro con una grande organizzazione sociale. Questo per quanto riguarda l'architettura. Ora, nella quarta parte vedremo Atahualpa, l'ultimo imperatore, e il destino dell'oro dell'Inca, un mito. Subito vedremo perché. All'arrivo degli spagnoli, il personaggio più importante di questa storia fu Atahualpa. Atahualpa nacque a Quito il 20 di marzo del 1497 e morì a Cajamarca il 29 d'agosto del 1535. Atahualpa fu informato dai messaggeri Chasqui e dai sacerdoti sciamani che stava arrivando un uomo bianco con la barba e che non avrebbe prospettato nulla di buono, nulla di positivo, incluso era stato avvertito che lo avrebbe ucciso, ma lui non fece caso a queste avvertenze. Ora vedremo perché. Gli studiosi, i curiosi, i cronisti, gli antropologi hanno analizzato perché questo comportamento, questo atteggiamento, invece di un altro, una persona così intelligente, così saggia, così forte. Quindi, per ragione di tempo, di nuovo qui analizzeremo solo due punti che gli studiosi hanno analizzato, hanno messo in considerazione, hanno studiato. E in primis, Atahualpa voleva conoscere da vicino chi erano questi uomini bianchi con la barba, cosa volevano. Quindi decise di conoscere questi uomini con la loro cavalcatura e così li ricevette a Francisco Pizarro e la sua corte con una ciccia, come ho detto, una bevanda che solo poteva avere la corte Inca. Ricevette questi uomini con una ciccia in bicchiere d'oro. Ma dopo 8 mesi lui morì perché subito fu imprigionato. Secondo aspetto di questo passaggio storico. In quell'epoca si ricredeva nel ritorno di Huayracocha, un dio divino le cui caratteristiche erano la barba e la carnagione bianca. E questo dio divino doveva arrivare sotto il dodicesimo imperatore. È giusto, il regno di Atahualpa coincideva con questa previsione, con questo mito. Quindi, il resto delle storie la sappiamo già. Ci fu subito una cattura, un imprigionamento, ci fu un accordo, dare ai conquistatori una stanza piena d'oro, lui compie con la sua parola, invece i conquistatori no, il baratto solo li procurò, quello che ottuvo di questo baratto furono solo 8 mesi di vita, poi fu ucciso, di queste persone.
A continuazione analizzeremo e vedremo l'oro degli Inca, l'oro di Atahualpa, il destino dell'oro degli Inca. Ci sono diverse versioni. Dopo 500 anni rimangono dei punti interrogativi sulla possibilità che questo oro sia stato nascosto nella Amazzonia ecuadoriana in un modo così intelligente di non lasciare traccia, perciò introvabile. Nasce così la storia di Atahualpa. Un oro cercato ovunque ma senza successo. Una storia con fondamenti storici diversi che coinvolge tuttora scienziati, storici o semplicemente curiosi della materia. E la leggenda continua. Conclusione. La storia ci aiuta a conoscere, a rispettare e comprendere. A comprendere le culture altrove e il mondo nel quale viviamo oggi. Un popolo senza storia, un popolo senza memoria e senza identità. Sono passati 500 anni e quelli di ieri e quelli di oggi non siamo gli stessi, ma non per questo non possiamo conoscere e far conoscere la affascinante storia del Tahuantinsuyo. Signore e signore, bentornati al futuro.